Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Visto che ci stiamo avvicinando alla Pasqua, quasi, ho deciso di fare queste simpatiche uova che possono essere anche utilizzate come portachiavi oppure con i magneti da attaccare al frigorifero. Vediamo un po' come si fa. Allora, innanzitutto per le misure e il procedimento per ricavare questa forma vi lascio un commento puntato e anche nell'info box il link del blog Withered Lovelies, dove lì appunto ci saranno scritte tutte le misure e il procedimento per andare a ritagliare questa forma dal legno. Io l'ho già fatto e eccolo qua, e adesso andiamo a intagliarlo. Utilizzo un coltello molto piccolo da dettaglio, possiamo dire. Cominciamo a arrotondare i bordi, così. Un progetto molto semplice, però diciamo quando è colorato diventa carino. Lo possiamo regalare anche ai parenti per Pasqua oppure come un portachiavi. Dovrò cambiare la lama della sega a nastro perché non taglia più bene. Questo è legno bruciato. Arrotondiamo, ma non troppo, perché il nostro vetro deve mantenere la forma. Andiamo a portare via il legno, diciamo quello grezzo. La parte centrale, portiamo via anche qui il legno grezzo. Okay. Adesso andiamo a rifilare i contorni. Così. Portiamo via anche quel legno grezzo qui sui bordi. Thank you.
che ci manca questa parte. Ok. Sostanzialmente il nostro ovetto è finito. Eccolo qua. Adesso lo giriamo e veramente in maniera molto leggera andiamo a arrotondare il bordo qui. Ecco qua. Per colorare l'ovetto ho cercato uova di Pasqua e vedete che sono usciti un po' di immagini. Basterà prenderne una, scegliere quello che vogliamo, il colore o comunque la fantasia che vogliamo dipingere, che vogliamo pitturarci sopra, e colorarlo. Diluiamo con un po' di acqua in modo che così non risulti forte. Possiamo prendere un pennello di queste dimensioni. Ok, andiamo a metterci qualche goccia di acqua. Seguiamo la linea. Ok, sempre la nostra goccina di acqua. Leggermente a sfumare.
Ok. E poi andiamo ancora con l'arancio. Ecco qua il nostro uovo. Ovviamente se volete fare un portachiavi potete, vedete come ho fatto qui, continuare tutti i colori. Altrimenti se volete fare dei magneti basterà fare solo la parte davanti e con la colla incollargli due magneti in modo che le calamite possano essere attaccate dove volete voi, insomma. Voglio dargli una finitura. Prima di dargli la finitura con un phon faccio asciugare un po' il colore. Gli voglio dare una finitura per far risultare i colori, diciamo, leggermente più vividi rispetto a questo, che questo qui è una sorta di color pastello. Questo ha una finitura pastello trasparente, mentre questo ha una finitura che si chiama Fiden Wax, che è una sorta di composto per il legno che con olio d'arancio e cera di api che va a nutrire il legno. Difatti vedete che è più, al di là dei colori, è molto più carico. E voglio fare la stessa cosa su questo qui. Questo è il composto e adesso andrò a spalmarlo su tutta la superficie. Con una spazzola andiamo a spazzolarlo leggermente. Lo lasciamo riposare tutta notte e vediamo domani mattina come è venuto. Ecco qua il nostro ovetto. È passata una notte. Composto, il Fiden Wax ha fatto effetto. Possiamo o, come dicevo prima, mettergli dei magneti oppure dei ganci, però possiamo anche abbellirlo con, facendogli magari un fiocchettino in questa maniera. Per tenere fermo il fiocco di raffia possiamo mettergli un chiodino molto piccolo, oppure possiamo fare un portachiavi e metterci un gancio. Il fiocco di raffia possiamo metterglielo attorno qui.
prendere una forbice e poi e tagliamo la parte finale così. Ok. Tiriamo e poi andremo a fissarlo con un punto di colla qua dietro. Ecco qua il nostro ovetto. Qui sopra andremo a metterci un magnete. Andiamo a fissare bene.